Buon dì ragazzi. Buon dì. Ragazzi, cosa dite? Andiamo su? Eccoci, buon dì. Ragazzi, siete pronti? Siamo pronti, Davide. Eccoli qua, gli ultimi due. Allora andiamo sui meccatronica, ok? Sì. Ok, andiamo. Vieni Giacomo, il tuo turno, porta il rover. Ecco, allora, sei riuscito a programmarlo? No, mi si è bucato la gomma. Come si è bucato la gomma? Hai cingoli? Ho dovuto cambiare l'olio. L'olio? Ma mica un motore a combustione, qua c'è un motore elettrico. Vedi? Questo che cos'è? Giacomo non se lo ricordava, ma che cos'è Arduino? Arduino è una scheda elettronica che noi utilizziamo per programmare sistemi robotici, come i rover o come il braccio articolato. Per un meccanico, il disegno tecnico è un elemento indispensabile. I nostri ragazzi utilizzano AutoCAD e Inventor per disegno 2D e 3D in quanto software più diffusi. Ragazzi, visto che siamo all'inizio, cominciamo con un esercizio semplice oggi. Facciamo due ruote dentate di un ingranaggio, mi raccomando due. Prova, finito. Fammi vedere, Daniele. Ma Daniele, due te ne avevo chieste, non così tante. Andrea, tu hai svolto lo stage di alternanza scuola lavoro presso DPL Informatica. Di che cosa ti sei occupato? Sì, ho utilizzato un ambiente virtuale per la movimentazione di braccio meccanico. E quali competenze che hai acquisito a scuola hai potuto spendere in questa esperienza? Decisamente materie come la meccatronica, l'automazione, l'elettronica, la robotica. So che hai superato il test al Politecnico di Milano in ingegneria dell'automazione. Cos'è che ti ha fatto maturare questa scelta? Secondo me una delle cose che mi ha permesso di maturare questa scelta è ad esempio l'utilizzo di Arduino in uno dei primi anni della mia scuola, dove mi ha permesso di capire come unire la programmazione ad un'applicazione elettronica, quindi la movimentazione di un motore, di un braccio. Ma ragazzi, chi è che ha lanciato la stampa 3D? È stato Daniele, bro! Ma tutto l'ingranaggio? L'Istituto Tecnico Tecnologico fornisce una preparazione tecnica quanto una orientata ad un proseguimento degli studi in ambito accademico attraverso una sinergia delle materie teoriche e di quelle pratiche laboratoriali. Il percorso prevede un'acquisizione di competenze sempre più specifiche e legate a contesti progettuali in continua evoluzione tecnologica. Il nostro obiettivo è di far crescere ragazzi appassionati per lo studio, il lavoro e l'innovazione.